Alleanze politiche e programmi futuri? Io spero che si voti il prima possibile, che nessuno voglia tirare a campare, non capisco perché Berlusconi parli di un voto più avanti a maggio. L'Italia è ferma, merita di più, il lavoro va rilanciato, superando il precariato, l'elemosina, il Jobs Act e le riforme pessime di Renzi, l'immigrazione va bloccata e vanno espulsi migliaia di clandestini, quindi prima lo si fa, meglio è, con un governo di centrodestra dove le idee e la forza della Lega saranno determinanti. Ieri Di Maio, proprio qui a Milano, ha detto che non c'è nessuna convergenza neanche con la Lega. Vabbè, ma Di Maio lascia i salotti buoni. Ormai preferisce frequentare i salotti buoni rispetto alle fabbriche e alle periferie. Ognuno sceglie che cosa fare nella vita. Quindi il mio problema non è Di Maio, non è Renzi, è votare il prima possibile e finalmente fare a livello nazionale quello che la Lega sta facendo da 20 anni in Veneto e in Lombardia e lo sta facendo bene. Ma come mai Berlusconi ha fatto questa uscita del voto a maggio? Come se lo spiega lei? Non lo so, chiedetelo a lui. Per me è già troppo tardi, anche perché se questi pensano di portare sotto l'albero di Natale degli italiani in approvazione lo Ius Soli, gli facciamo passare il Natale, il Capodanno e la Befana a Roma col sacco a pelo, perché di tutto c'è bisogno in Italia fuorché di regalare migliaia di cittadinanze. Quindi prima si vota, prima si scioglie questo Parlamento ormai inutile, meglio è. Berlusconi ha detto in programma una data per vedere di definire il programma, eccetera, eccetera. Entro il mese di novembre definiamo il programma della Lega. A quanti anni andranno in pensione gli italiani? Come cominceranno a lavorare i nostri giovani e con quale minimo di stipendio? Ecco, questo è un progetto su cui stiamo lavorando. In Italia non è possibile che ci siano stipendi di 2 o 3 euro all'ora. La Lega al governo è garanzia del fatto che sotto gli 8 euro all'ora non si potrà essere pagati. Non è possibile lavorare per meno di 8 euro all'ora, sul modello di altri paesi europei. Entro novembre è pronto il nostro programma, lo confronteremo con quelli degli altri. Senta, le chiedo un'altra cosa. Nel caso non ci fosse un esito definito delle urne a marzo? No, ci sarà un esito definito a marzo e la maggioranza sarà di centrodestra, sia alla Camera che al Senato. Ma lei sarebbe favorevole a rivotare subito tra le ipotesi? No, facciamoli votare una volta, gli italiani non possono votare due volte in 15 giorni. Allora, quindi... Oggi servisce 5 Stelle, li temate? No, cosa no, ne pensi? No, i 5 Stelle, io rispetto i loro elettori, ma dove governano fanno solo disastri. Lo vedono i romani, i torinesi, i livornesi, i ragusani, quindi un conto è dire no, un conto è governare le città, figurarsi un paese. Quindi non sono capaci di pulire le strade di Roma, figurati cosa vuoi che facciano a livello italiano. Quindi non li temo, anche perché la Lega, al contrario, governa migliaia di comuni, Lombardia, Veneto, Liguria e Sicilia, e Lombardia e Veneto lo fa bene da 20 anni. Quindi spera anche i nostri, visto che si va al ballottaggio? Ha proprio... Sì, assolutamente. Domani va un appuntamento con Tajani, è un'apertura... No, noi alle scuole politiche invitiamo tutti, noi ci confrontiamo con tutti, destra, sinistra, sopra, sotto, ricchi e poveri. Poi noi abbiamo un'idea di Europa molto diversa rispetto a quella che ha Tajani, che ogni tanto tratteggia Berlusconi. Prima viene l'interesse nazionale italiano. L'ultima cosa, sui candidati si vota anche le regionali? Sì. Lei è favorevole all'Election Day, immagino? Assolutamente sì. E quindi questo d'accordo con Berlusconi? Sì. E i candidati però c'è qualche... La Lega su cosa punta? Su Fedriga e... Sugli uomini migliori. Sugli uomini migliori, finalmente in Friuli Venezia Giulia si liberano della scomoda presenza della Serracchiani che torna a Roma dove le piace stare. Massimiliano Fedriga penso sia stimato e riconosciuto da tutti, in Lombardia squadra che vince non si cambia, nel Lazio aspettiamo le proposte, l'unica per il momento che c'è è quella di un bravissimo sindaco, del sindaco Pirozzi, però non basta dire non mi piace, se ci sono altre proposte le facciano, altrimenti per quello che mi riguarda un sindaco che ricostruisce la sua comunità può ricostruire una regione massacrata da 5 anni di sinistra. Immigrazione, perché vi siete astenuti per quanto riguarda la revisione di Dublino? Perché votare no come hanno fatto i 5 Stelle significa continuare a essere invasi come oggi, cioè chiunque sbarchi in Italia rimane in Italia, appunto. Votare a favore di un piccolo passo in avanti significa dar credito a un'Unione Europea che ci ha preso in giro troppe volte come Italia, l'astensione significa fateci vedere, passate dalle parole ai fatti e noi saremo solo contenti.